Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video haul tutto dedicato a Yves Rocher. Sono andata nel negozio che c'è nella mia città e mi sono portata a casa un po' di prodotti. Dunque, io sono andata in particolare perché in occasione del mese del mio compleanno mi è arrivata la cartolina che mi comunicava che mi avrebbero dato dei regali qualora io fossi andata lì a fare degli acquisti e avevo anche il 40% di sconto su alcuni prodotti. Quindi non mi sono lasciata sfuggire l'occasione, sono subito andata da Yves Rocher a prendermi questi regali e a fare i miei acquisti. Quindi adesso vi faccio vedere quello che ho preso. I regali ve li faccio vedere alla fine. La prima cosa che ho preso perché mi serviva assolutamente è stata la cipria. Ho preso questa tonalità che è una tonalità beige di tono medio. Eccola qui, spero che la vediate con la luce. Comunque mi serviva la cipria, quindi ho deciso di provare questa che vi dico la verità non ho mai provato, però me ne hanno sempre parlato bene. Poi ho preso lo struccante bifasico, questo qua. Con questo io ormai mi trovo benissimo da un sacco di tempo, lo utilizzo quasi da un anno tutti i giorni e devo dire che mi trovo benissimo. Questo è quello bifasico perché io uso il mascara waterproof, quindi per toglierlo ci vuole questo qua. Però è veramente delicato sugli occhi. Non ha un effetto irritante, toglie bene tutti i residui di mascara, quindi io mi trovo benissimo. Siccome lo stavo finendo, ho approfittato subito anche dello sconto. Poi ho preso diciamo, un residuato della collezione natalizia. Erano rimaste delle confezioni, diciamo, avanzate da Natale. Della crema Mani alla mela rossa, era in super offerta perché ovviamente non era più, non faceva più parte, diciamo, della collezione, era rimasta in magazzino, c'erano degli avanzi di magazzino e io mi sono presa la crema Mani alla mela rossa che ho scoperto grazie ad un regalo di mia cugina perché lei a Natale me l'aveva regalata, mi sono trovata benissimo e buonissimo il profumo e quindi ho deciso di prendermela perché poi sapevo che essendo in edizione limitata non l'avrei neanche più trovata, quindi ne ho subito approfittato. Poi ho preso due smalti, vi faccio vedere subito anche i campioncini perché appena sono arrivata a casa, prima di fare il video, ho deciso di provare gli smalti sui campioncini, su queste unghie qua. Ho preso due smalti perché prendendone due ne pagavo uno solo. Ho scelto questo rosa lilla, quindi è un lilla molto chiaro che utilizzerò probabilmente come base, ma vi dico subito il numero 31. E poi ho preso questo che è un bordeaux un pochino, diciamo, perlato, metallizzato, che è il numero 105. Adesso vi faccio vedere come risultano poi, sulle unghie finte, perché adesso io ho un altro smalto. E sono questi due, vedete come sono carini. Comunque io vi dico subito che questa è una sola passata, quindi già con una sola passata voi potete comunque avere una bella tonalità. Di solito ce ne vogliono più passate, almeno nella mia esperienza è sempre stato così. Invece ho dato un'unica mano e devo dire che si vedono bene, quindi mi sono assolutamente piaciuti. Vi faccio vedere questo ombretto che mi è piaciuto molto perché ha questo colore un pochino, diciamo, bronzo rosato, è un colore particolare, però, mi piace ultimamente truccarmi con questi colori un pochino nude, a parte oggi che ho l'ombretto azzurro, però ultimamente li sto mettendo tanto anche i colori così nude. E questo o come base o comunque per dare un po' di luminosità mi sembrava veramente molto molto carino, quindi mi piaceva tantissimo. Vi dico il numero, è il numero 96 ed è appunto questo colore un po' che va dal bronzo al rosato, un colore particolare. Poi ho preso due prodotti per capelli, lo spray modellante per capelli ricci e voi qui mi chiederete: ma tu non hai i capelli ricci? Infatti io non ho i capelli ricci, però questo spray serve anche come anticrespo. Quindi io l'ho preso non tanto per modellare i ricci che non ho, ma perché so che fa anche questo effetto anticrespo. Siccome invece i capelli crespi ce l'ho spesso, ho pensato di provare questo. Lo spruzzerò sui capelli umidi sperando che tolga un pochino di crespo dai capelli. Comunque al limite lo regalo a qualcuno che ha i capelli ricci se proprio fosse un fiasco, ma secondo me comunque dovrebbe funzionare.
E poi ho preso lo spray per capelli effetto brillantezza. Questo mi piace tanto perché dà ai capelli appunto questo effetto un po' luminoso, un po' brillante. E quindi questo assolutamente lo volevo avere. E poi ho preso una matita ombretto che è molto carina secondo me, che è questo verde qui un pochino particolare. Diciamo che è un verdone leggermente brillante. Ora vi faccio uno swatch. Sperando che con la luce riusciate a vederlo, comunque è questo colore qua. A me piace molto questo, è un colore che ritengo mi stia abbastanza bene, quindi quando l'ho visto subito ho voluto prenderlo perché assomigliava un po' a quel colore della matita di Sephora che poi non mi hanno più fatto e che insomma ero disperata perché non c'era più e questo ci assomiglia veramente tantissimo. Adesso passiamo ai regali. Mi hanno regalato un bagno doccia in confezione viaggio e questa è una cosa comodissima perché io quando viaggio li utilizzo tanto e questo in particolare è ai fiori di loto. Eccolo qua, in questa confezione piccolina che va benissimo anche in aeroporto, quindi è perfetta e ha un ottimo profumo perché ho già avuto occasione di sentirlo. Poi mi hanno regalato una mini palette di ombretti. E quando si tratta di palette, io sono sempre felicissima. Questa è di nuovo piccolina perché vedete che è da viaggio anche questa, però mi viene bene proprio perché è da viaggio. Quindi quando viaggio mi metto questa nella bustina, non mi sto a portare tutte le mie palette e ho risolto. E ci sono sei colori così. Praticamente ci sono dei colori sul beige chiaro, poi c'è un colore, questo qui che è un verde, un po' più chiaro, c'è un marrone più scuro, quindi insomma li ritengo anche dei colori molto belli perché poi sono quei nude che io utilizzo abbastanza, c'è il verde che è comunque un colore che utilizzo, quindi sono assolutamente soddisfatta. E poi mi hanno regalato una bustina che ha una forma cilindrica, eccola qua. Che io ho già riempito con le mie creme mani, vedete, ci sono delle creme mani dentro. Mi piace perché è alta, cilindrica e perché appunto io posso andare a mettere tutte le creme mani all'interno. Siccome ho delle creme mani nuove, perché l'anno scorso, se vi ricordate, avevo fatto un video con tutte le mie creme mani. Queste sono creme mani un po' speciali, diciamo così, perché hanno tutte una profumazione un po' particolare. C'è quella al cioccolato, c'è quella al cocco, c'è quella al limone. Quindi, avendo tutte delle profumazioni, diciamo, meno classiche, ho pensato di fare un video, che diciamo è la seconda parte del video sulle mie creme mani, in cui vi faccio vedere un pochino queste. E aggiungerò anche quella alla mela rossa che avete visto prima, quindi poi arriverà anche questo video sulle creme mani. E poi per finire mi hanno dato i classici campioncini, più che altro sono campioncini di fondotinta e di creme idratanti, però velocemente ve le faccio vedere. Questa è una crema idratante, spero la vediate, spero vediate qualcosa, eccola qua. Poi mi hanno dato un fondotinta, un campioncino di fondotinta, cioè più di uno in realtà perché me ne hanno dati tantissimi, però siccome si ripetono vi faccio vedere quelli importanti. Questo è un altro trattamento viso, quindi io li proverò perché comunque non conosco queste creme, quindi li voglio provare. Questo è un profumo, eccolo qua, spero lo vediate, so che c'è il riflesso e quindi magari non vedete niente, comunque è un profumo. Poi mi hanno dato un altro profumo che è questo qui e poi come ultima cosa un altro campioncino crema viso, trattamento modellante viso. Quindi insomma ho un sacco di campioncini perché me ne hanno veramente dati tanti, guardate quanti. Ho i miei regali di compleanno, ho i miei acquisti, quindi sono super soddisfatta. Tra l'altro Yves Rocher era un brand che io avevo sempre un po' snobbato perché non avevo mai comprato nulla, non me ne ero mai interessata, però devo dire che da quando ho scoperto questi prodotti ogni tanto compro qualcosa. Tra l'altro è molto comodo perché io ho il negozio nella mia città, quindi non mi devo neanche rivolgere alle consigliere, non devo pagare spese di spedizione e comunque non devo prendere appuntamento per ritirare i prodotti, vado direttamente nel negozio quando mi serve qualcosa ed è assolutamente comodissimo. Bene, ragazzi, questi sono i miei acquisti di Yves Rocher. Fatemi sapere nei commenti se voi lo utilizzate. Io vi invito ad iscrivervi al canale come al solito, mettete un like se il video vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme.